Buongiorno e benvenuti a quello che abbiamo ribattezzato, diciamo, il turno finale preelettorale dei ballottaggi e dei confronti tra i ballottaggi tra i protagonisti dei ballottaggi nelle prime tre città d'Italia. Prime tre non solo per importanza, ma anche per importanza di questa sfida. Oggi faremo 3 mezz'ore, ve lo dico perché vi armiate di un po' di pazienza e di tanto caffè. 3 mezz'ore, la prima cominciamo adesso con Torino, seguirà poi la sfida su Roma con Giachetti e Raggi che per la prima volta fanno un confronto faccia a faccia, sono stati negli stessi studi ma non un confronto faccia a faccia, e poi Milano. Vado rapidamente e immediatamente a Torino, buongiorno ai due sfidanti di Torino, buongiorno Chiara Appendino, sindaco se mi permette comincerò sempre dalla signora, buongiorno, buongiorno Chiara Appendino e buongiorno Fassino, benvenuti. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, intanto io volevo darvi soltanto un po' di regole di ingaggio, voi sapete che non faremo il minutaggio perché io penso che sia anche giusto che una formula mantenga la propria una trasmissione mantenga la propria formula, saranno delle interviste in cui voi vi incrocerete e vi parlerete, quindi un vero faccia a faccia. Per quanto riguarda il minutaggio non ce n'è uno fisso, perché io credo che questo chiude anche la possibilità di ragionamenti, ma io farò il garante e sono sicuro che nei vostri studi c'è gente che vi aiuta, che farà a sua volta il vice garante sui tempi. Quindi state tranquilli, parlate come e quando quanto volete e ci occuperemo anche di recuperare un po' se ci sono squilibri. Allora, l'altra cosa, non vi dovete, questo lo dico ai nostri spettatori, noi oggi tenteremo di avere anche una linea di discussione con i candidati in queste tre città che pensano anche alla politica nazionale, non tanto per entrare nel discorso qui, lì, sotto, sopra, eccetera, della politica nazionale, politicien, diciamo, ma soprattutto perché chiunque di loro vinca o perda rimane nella prima fila, secondo me, di quelli che sono i dirigenti e gli autori, i protagonisti della politica nazionale. Fatto il prologo, spero di essermi sbrigata. Allora, io direi questo, direi la prima domanda, io vorrei averla uguale per tutte e due. Cominciamo adesso da Fassino, dopo i saluti. Fassino e lei, Appendino, vorrei che entrambi mi diceste, o diceste ai nostri ascoltatori, perché vi sentite il miglior sindaco possibile. Lo so che per lei Fassino, che lo fa già da 2 mandati, è una domanda un po' strana, ma i tempi cambiano. Allora, perché per il terzo mandato lei è il miglior sindaco possibile? Tanto per il secondo mandato. Sì, per il secondo mandato. Ho già dato il terzo, sì, certo. Sì, ma la legge non lo consente. Perché credo di aver dimostrato in questi anni con la mia giunta di saper governare questa città. Sono stati anni duri, difficili, perché Torino non vive certo su un'isola, vive in questo paese, sappiamo quanto è stata dura la crisi che ha colpito l'Italia, ovviamente ha colpito duramente qui, lo si è visto nei più alti livelli di cassa integrazione, nei più alti livelli di disoccupazione, nell'emergenza abitativa, ma di fronte a tutto questo noi non siamo stati con le mani in mano, al contrario. Per un verso siamo intervenuti a sostenere tutti coloro che la crisi la pativano di più, perché la crisi non colpisce nello stesso modo, ovviamente. E quei ceti popolari, quei ceti di reddito più bassi che subiscono di più la crisi non sono stati lasciati soli. Siamo intervenuti a sostenere migliaia e migliaia di persone. Per sostenere nell'affitto, per sostenere nel reddito, ragione, per sostenere nella vita. Sì, questo poi questo è quello che ci dirà. Sì. Ci dica qualcosa di personale. Qualcosa di personale. Perché lei deve essere il sindaco? Tanto gli altri ragionamenti li faremo, insomma, adesso nel corso. Vabbè, no? Lei mi ha chiesto delle ragioni politiche, io glielo dico. Sì, me ne dica ragioni personali. Ragioni personali. Perché ho scelto di fare il sindaco perché amo questa città, è la mia città. Ho maturato nel corso della mia vita politica molte esperienze in tanti incarichi che ho messo a disposizione della mia città, restituendo a Torino quello che Torino mi aveva dato nella parte iniziale della mia vita politica, perché credo che questa sia una città che ha delle potenzialità straordinarie, sì, che già abbiamo messo a frutto in questi anni. Naturalmente fare il sindaco è molto impegnativo, io ho fatto tante cose nella mia vita.
Questo è certamente l'incarico più impegnativo e più assorbente perché sei in prima linea, sei il destinatario di ogni e qualsiasi speranza o paura, domanda, esigenza dei cittadini, ma tutto questo è appassionante e io, siccome lei lo sa, ho fatto sempre politica per passione, faccio il sindaco perché credo nella politica per passione. Una questione di passione, signora Appendino, devo chiamarlo signora, dottoressa, candidata, come preferisce? Ma Chiara Appendino va benissimo. Mi dà il permesso lei. Chiara, allora. Beh, io insomma sono una donna, sono lavoratrice, ho alle spalle 5 anni di consiglio comunale come forza di opposizione, dove ho fatto opposizione dura, dove ritenevo che le cose fatte fossero sbagliate, e costruttiva, dove invece ritenevo ci fosse un percorso positivo. Mi candido con un programma, con una squadra, e mi candido, come ho detto all'inizio della campagna elettorale, perché mi sento un po' come la punta di un iceberg, di una serie di bisogni di persone che sono rimaste inascoltate. Quindi mi sento questa responsabilità, che è anche un grande onore, e ho fatto questo percorso di campagna elettorale davvero entusiasmante, e insomma abbiamo iniziato che Torino sembrava quasi non contendibile, e oggi siamo qui e ci stiamo giocando gli ultimi 10 giorni con grande entusiasmo, anche alla luce di un risultato elettorale che è stato straordinario per il Movimento 5 Stelle. Va bene. Senta, nei confronti delle 2 giovani donne candidate che hanno fatto ottimi risultati a Roma e a Torino, c'è da parte dell'establishment un po' l'idea di pensare siete molto giovani e forse anche un po' inadeguate. Lei si sente inadeguata? Pensa no, che ci sia senso? Io credo che quello che fa la differenza sono 3 cose. Ovviamente la persona, io ho anche delle responsabilità che ho portato avanti nella mia vita professionale, io ho lavorato, ho esperienze lavorative, ho una squadra che è scelta sulla base delle competenze, è un progetto credibile. Quindi io ovviamente mi sento pronta, so che è una cosa difficile, come diceva anche il sindaco uscente, governare una città, ma credo che proprio perché è difficile è giusto mettersi a disposizione con le proprie competenze. Quindi perfetto. Sono qui pronta a farlo. Va bene. Allora, se io dovessi raccontare, Fassino e Appendino, se io dovessi raccontare la questione principale che ha definito il vostro scontro preelettorale e adesso anche di ballottaggio, e che racconta in fondo il destino della città, è tutta la questione che va sotto il termine povertà, ma va anche meglio, secondo me, sotto il termine delle 2 città. Parlo delle 2 città perché, dopo tutto, l'arcivescovo Nosiglia ne ha parlato spesso delle 2 città. Fassino, parlo con lei. C'è già stato uno scontro, lei ha già detto che i numeri di 100.000 non erano giusti. Al di là di questo, però, oggi è abbastanza singolare, no? Pensare a Torino come una città che non include. Torino è una città sempre stata inclusiva, che si è sempre vantata di star dentro. Quindi esiste una crisi della città che la politica finora non ha individuato, o ha individuato solo fino a un certo punto? No, io contesto questa rappresentazione. Non mi interessa tanto la contestazione dei numeri, ma la rappresentazione. Rappresentazione di una città che non sarebbe inclusiva, e invece non è così. Ho già detto prima, naturalmente è perfino una cosa troppo ovvia dire che la crisi, quando colpisce, non colpisce nello stesso modo, ed è evidente che chi vive in zone periferiche o chi ha il reddito più basso subisce di più le conseguenze e gli impatti negativi della crisi. Ma noi abbiamo lavorato perché non si approfondisse questa distanza. E abbiamo lavorato per tenere unita la città, ed è questo l'obiettivo che bisogna porsi, e l'abbiamo fatto in 2 modi. Da un lato, l'ho detto prima, abbiamo profuso uno sforzo straordinario nel sostenere tutti coloro che erano in difficoltà, sostenendo chi era sotto sfratto perché non aveva i soldi per pagare l'affitto, chi era solo in casa e non aveva un reddito, chi si era trovato disoccupato in un'età più avanzata ed era difficile ricollocarlo, sostenendo un abbattimento delle tariffe negli anziani che stanno nelle residenze perché non sono autosufficienti ma non avevano il denaro per pagarlo. E quindi tutto questo l'abbiamo fatto e lo facciamo tutti i giorni, tutti i giorni. E poi però parallelamente, se tu vuoi fare in modo che una città esca dalle crisi, non puoi soltanto, diciamo,
tamponare, devi anche mettere in campo politiche di sviluppo. E noi in questi anni abbiamo continuato a investire, e investire massicciamente, e non nel centro, ma investire in periferia, perché quando io porto la linea 1 della metropolitana in piazza Bengasi, la porto all'estremo periferia della città. Quando faccio, quando realizzo la cittadella sportiva della Continassa, la porto in un altro capo periferico della città. Quando recupero la manifattura tabacchi per fare un campus universitario, lo faccio in una periferia. E tutti e tutti questi investimenti rigenerano, riqualificano un territorio, oltre a determinare apertura di cantieri e creazione di lavoro. Così si combatte. Senta, prima di dare la parola all'Appendino su questo tema, come spiega allora la crescita di una forza antagonista come quella degli M5S a Torino? Se non perché c'è una situazione particolarmente di crisi. Lei è un politico, se la sarà data una spiegazione, no? Ma veramente sono stato l'unico a dire una cosa subito nelle ore successive allo scrutinio, i giornali hanno notato molto chiaro, ho detto che nel successo di 5 Stelle si cumulano due sentimenti, uno non nuovo, l'estraneità, l'ostilità, la diffidenza di un pezzo di opinione pubblica nei confronti dei partiti della politica che, diciamo, i 5 Stelle intercetta come un movimento che si presenta antipartitico, benissimo. A questo si è accumulato un sentimento più recente che deriva da una sofferenza sociale che soffrono coloro che hanno pagato di più la crisi, e una parte di questa sofferenza si è tradotta in astensione, una parte di questa sofferenza è andata a 5 Stelle. Quindi possiamo sono stato dire... forse l'unico a dirlo in modo così chiaro, proprio perché non la crisi in questi anni l'ho vista e l'ho contrastata ogni giorno e l'ho combattuta ogni giorno. Ciò non toglie che dalle sue parole viene fuori comunque una situazione, diciamo, di una città molto divisa. Appendino, allora, quello non è una città divisa. Ritornerò da lei. Va bene. Appendino, sì, io in realtà credo che la città sia divisa, ma questo lo dicono proprio anche le persone girando la città, lo dice anche uno studio Rota che è stato fatto qualche anno fa. Credo che ci sia una città che si sente più rappresentata dalla narrazione che fa anche il sindaco, l'ha fatta in questi anni, oggi sta dicendo coerentemente quello che ha detto anche nei 5 anni in cui ho fatto opposizione. È una parte di città che in questa narrazione non si sente rappresentata, e c'è un distacco che viene alimentato. Io in questi anni, anche negli ultimi 8 mesi, ho girato davvero tanto i mercati e ho parlato con le persone, e sentire dalle persone che non si sentono rappresentati, che si sentono soli, che non si trovano in quello che viene narrato, è un colpo al cuore, perché in un momento di crisi come c'è, e c'è in questa città ancora più in altre città del nord, io ricordo un dato: a Torino il tasso di disoccupazione giovanile è del 44%, più di altre città del nord. Allora io penso che in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo si debba anche avere il coraggio di dire le cose come stanno, perché negare la realtà alimenta il distacco, e questo davvero produce effetti controproducenti, oltre ovviamente lavorare sui progetti. Quindi è chiaro che bisogna continuare a investire sul welfare, è chiaro che una città debba avere come priorità istruzione e welfare, come abbiamo detto in Consiglio Comunale in questi 5 anni, ma c'è anche una parte di rapporto con la città che un sindaco deve mantenere. Io credo che questa narrazione non corretta davvero alimenti una sfiducia, e sia una responsabilità importante del sindaco uscente. Va bene, narrazione non corretta, torno a Fassino. Fassino, una domanda ancora all'Appendino, perché c'è anche un po' di tempo in più. C'è una, come dire, nella vostra analisi e anche, diciamo, nella rivolta, nel rifiuto dei voti che voi rappresentate, mi sembra di aver intravisto spesso un attacco all'establishment torinese, in sostanza, no? Le banche, la Fiat, i banchieri, un paio di banchieri molto importanti hanno detto che se vince lei, peraltro sarà finita Torino. Ma la Fiat in particolare, quanto pensa che abbia pesato il ritiro della Fiat, ritiro tra virgolette, ma ritiro sostanziale se non definitivo, e quali sono le responsabilità di questo establishment che voi attaccate? Guardi, io in questa campagna elettorale mi sono rivolta a tutti gli elettori con i miei progetti e le nostre idee per la città.
Alcuni commenti io credo che ovviamente siano commenti legittimi che le persone hanno il diritto di fare, ma valgono ovviamente come un commento rispetto a quello che pensano tanti altri torinesi, lo dimostrano anche le urne, il risultato ovviamente che è emerso. Io credo che la Fiat sia un soggetto molto importante di questo territorio, sia un soggetto che fa parte di una realtà produttiva. Io dico spesso che credo che la nostra responsabilità nei prossimi anni sia far ripartire questa vocazione industriale che caratterizza la nostra città. Allora, all'interno di questo mondo produttivo c'è la Fiat, ma ci sono anche, io lo voglio sottolineare, tantissime piccole e medie imprese che sono presenti sul nostro territorio, a cui il Comune deve stare al fianco. Ora, la città di Torino, il sindaco, non ha una delega diretta sul lavoro, lo sa meglio lei di me, quindi è ovvio che non è che crea posti di lavoro dall'oggi al domani, però può attuare delle politiche che in un'ottica di medio-lungo periodo facilitino, ad esempio, che le imprese vengano a investire sul territorio oppure che il territorio stesso sia più attrattivo. Sì. Un esempio che noi abbiamo in programma è la riorganizzazione della macchina comunale, cioè andare a sburocratizzare, rendere i servizi più efficienti, fa sì che l'impresa sia più attratta a venire sul nostro territorio e non si perda un po' tra le carte. Allora io credo che una domanda simbolica sia a fianco di una vocazione culturale che è emersa all'inizio degli anni 90, spingere molto su questa vocazione produttiva e industriale, partendo davvero dalle nostre piccole realtà, perché sono un patrimonio enorme e noi abbiamo deciso Aspetti un attimo, voglio sapere una cosa particolare. Cioè, oggi per esempio c'è lo sciopero dei metalmeccanici nazionale, c'è anche a Torino, ci sono varie manifestazioni. Voi siete a favore dei metalmeccanici come FIOM, come sindacato o no in questa ripresa, diciamo, di Torino, in questa rinascita di Torino? Ma guarda, io non credo che si sia al fianco di una categoria, al fianco di un sindacato, al fianco di soggetti che debbano essere sempre contrapposti. Io credo che come sindaco mi batterò ovviamente e dialogherò con la Fiat affinché i risultati e i ritorni possano essere al massimo per il territorio della città di Torino, e mi batterò ovviamente anche per difendere i diritti dei lavoratori, ma io credo che la città di Torino, un sindaco, debba avere il ruolo di in qualche modo diminuire ovviamente quelle che sono le contrapposizioni e cercare il risultato migliore per tutelare gli interessi della città, e io questo farò a tutti i tavoli dove potrò partecipare, quindi che sia locale, regionale, nazionale e con tutti i soggetti imprenditoriali che esistono sul nostro territorio. Fassino, l'establishment torinese è stato adeguato o ci sono delle autocritiche da fare? La Fiat, dopo tanti anni, diciamo, ormai si può capire dove sta andando, qual è stato il suo futuro, che è un futuro di disimpegno, insomma, lei è sempre stato molto favorevole alla Fiat. Ha fatto bene o ha pesato in questa crisi, in questo passaggio? Un giudizio sull'establishment, sì, perché penso che Torino è molto forte. Sì. Intanto io vorrei dire che in un dibattito bisogna avere onestà intellettuale. Io non ho detto, non ho negato in nessuna sede la crisi, ho detto un'altra cosa. Ho detto che la crisi c'è stata, c'è, degli strati popolari l'hanno pagata e sentita in modo maggiore. Ho detto che noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando prima di tutto proprio per sostenere questi strati. Però questo deve accompagnarsi ad una iniziativa che rilanci lo sviluppo della città. E se la Fiat è ancora a Torino, lo si deve a qualcuno, come me, che non è corso dietro a tutti quelli che dicevano che tanto se n'era già andata. E oggi a Torino la Fiat in questi anni ha ripreso a investire. E gli investimenti della Fiat sono importanti per tutte quelle piccole e medie imprese, di cui parla l'Appendino, che sono il settore della componentistica e che producono quello che serve a costruire un'automobile. Così come investire è un modo strategico per ridurre la sofferenza sociale. Allora sono io che chiedo all'Appendino una cosa. Ha indicato come suo assessore all'urbanistica un architetto che dice no alla città della salute, no al recupero di Torino Esposizioni per farne la nuova biblioteca centrale, no alla riqualificazione di Italia 61, no alla TAV, cioè è tutto un no. E come si crea sviluppo in questa città? Come si crea lavoro in questa città? E se diciamo tutti questi no, la sofferenza sociale delle periferie si riduce o aumenta? Va bene. Perché ciascuno di questi investimenti vuol dire lavoro. Allora, questo è il punto. Noi, quello che rappresenta l'Appendino oggi è un cartello del no. No a tutto, non si capisce dove è il sì. Un cartello del no. E lo sviluppo non si costruisce dicendo solo dei no. Un cartello del no, Appendino.
Ma no, non è assolutamente vero. Noi stiamo presentando quello che è ovviamente il nostro progetto. Faccio un esempio sulla Città della Salute. La Città della Salute noi la vogliamo, però vogliamo un progetto che sia fattibile nel più breve periodo possibile e un progetto che sia non una promessa che magari non si riesce a tenere. Io cosa ho dichiarato sul quanto riguarda la Città della Salute? Che vorremmo rievocare e in qualche modo riprendere quello che è il Master Plan del 2011 insieme ai soggetti, quindi da una parte ovviamente la Regione e dall'altra il Governo, per avere un progetto che sia magari low cost, che recupera quello che già c'è, quindi via le molinette, che sia più fattibile perché potrebbe essere finanziato più facilmente. Quindi io credo che da un lato ci siano delle promesse, dall'altro noi stiamo facendo le risposte e dei progetti che sono effettivi. Quello che mi stupisce invece, onestamente, è leggere delle dichiarazioni come quelle fatte oggi dalla Boschi, che dicono che se il Movimento 5 Stelle dovesse governare questa città non arriveranno i finanziamenti. Mi pare che il Partito Democratico tratti i soldi dei cittadini come se fossero del partito e non dei cittadini, e questo devo dire che un po' mi preoccupa, ma per il rispetto che ha il Partito Democratico per la popolazione italiana che paga le tasse e contribuisce. Prima di passare la parola a Fassino su questo tema, lei sul NOTAV conferma che siete contrari? Pensate che il NOTAV davvero, lei è una persona laureata alla Bocconi, che il NOTAV sia davvero un'operazione che bisogna tagliare, che non è produttiva, che non produce ricchezza? Glielo dico. Guardi, perché a Londra, a Roma c'è la questione delle Olimpiadi, detto più volte, no? Penso che l'opera per una questione di costi e benefici non sia conveniente e tempo fa avessi potuto decidere io ovviamente non l'avrei fatta, però vorrei, mi lasci solo qualche secondo visto che il sindaco uscente ha parlato molto, vorrei rileggere e riprendere una dichiarazione che leggo testualmente: sono soldi impiegati male e la TAV è dannosa, rischia semplicemente di essere un investimento fuori scala e fuori tempo. Chiederei al sindaco se si ricorda chi è che ha detto questo nel 21 maggio del 2013. Chi è che ha detto questo? Presumo di sapere, ma non l'ho detto io, che invece penso che la TAV sia un'opera strategica. Ricordo ad Appendino, che è torinese come me, che quando Torino perse il ruolo di capitale, per rilanciarsi fece il traforo del Frejus, cioè guardò oltre le Alpi e si diede una grande infrastruttura di collegamento e di comunicazione con l'Europa, come è la TAV di oggi. Beh, glielo dico io, e i costi benefici, no, aggiungo che per un'opera l'ha detto appunto tempo fa, perché è un'opera oggettivamente che è per quanto riguarda i costi e benefici ovviamente ha costi maggiori di benefici. Detto ciò, io ho chiarito più volte che ovviamente io mi siederò ai tavoli istituzionali che sono presenti e a questi tavoli porterò le ragioni del no, come giusto che sia, perché io credo che ci debbano essere opinioni basate su fatti. Io porterò i fatti. Senta, lei ha citato... Posso dire un attimo? Sì, certamente. L'ultima cosa, cioè... lei ha citato la questione della quelle dichiarazioni della Boschi. Questo significa che se lei diventa sindaco si immagina che la Boschi, cioè che il governo centrale avrà un rapporto conflittuale con lei o che? Ma intanto bisogna vedere se nei prossimi 5 anni ci sarà sempre questo governo, ovviamente. Detto ciò, io mi siederò a tutti i tavoli e sarò il sindaco di Torino con ovviamente gli interessi dei cittadini torinesi e mi auguro, come giusto che sia, che anche gli altri si comportino di conseguenza. Quindi con la Regione Piemonte, con Chiamperino, ovviamente lavorerò per gli interessi dei cittadini, la Regione Piemonte porterà avanti gli interessi dei torinesi e della regione intera e io dialogherò col governo come giusto che sia. Non credo sinceramente che un governo o chi governa possa fare differenza in base al partito, perché questo è un ricatto se così fosse e non credo onestamente che l'Italia si meriti ciò. Fassino, volevo anche pensare che lei tornasse su questa questione del rapporto poi col governo nazionale. Sì, volevo solo dire all'Appendino che il rapporto costi-benefici di grandi opere infrastrutturali non si misura nell'arco di 2 mesi, 3 mesi e neanche un anno, ma si misura in un periodo lungo. Quando si costruirono le autostrade in Italia negli anni 60 c'era la stessa discussione, sembrava che si buttassero i soldi dalla finestra, oggi più nessuno sosterrebbe che è stato male fare le autostrade. Quindi da questo punto di vista il rapporto costi-benefici bisogna guardarlo con un occhio un po' più lungo e per Torino è vitale e strategico il suo rapporto con l'Europa e in particolare con questa parte di Europa e questa è una grande opera che serve a questo. Tra l'altro nessuno protesta per il fatto che di fianco alla ferrovia che si costruirà c'è un'autostrada che è ipersatura di camion con un impatto ambientale enormemente superiore all'impatto che ha la ferrovia. Di questo invece va bene, cioè tutta la polluzione e l'inquinamento in Val di Susa sull'autostrada, quello va bene, quello è tutta salute. Quindi, va bene, faremo rispondere. Sul rapporto col governo nazionale? Penso...
penso che ha parlato di ricatto l'Appendino, non credo assolutamente che sia nelle intenzioni del ministro Boschi qualsiasi atteggiamento di questo genere. Io ho sempre pensato, penso che il rapporto tra istituzioni prescinda dal colore politico delle maggioranze che in quel momento guidano un governo, una città o una regione. Quindi Torino credo che dovrà avere le stesse opportunità di relazione di finanziamento con qualsiasi sindaco, questo mi pare del tutto evidente. Questo mi sembra, Appendino, un'apertura istituzionale nei confronti. Senta, Appendino, di tutto il vostro programma mi pare che la cosa che più abbia, diciamo, lei abbia sbagliato è il lancio dell'idea di un reddito di cittadinanza, nel senso che su questo punto, che è ampiamente dibattibile, lei ha avuto una delle smentite di più alto grado possibile, cioè il governatore della Banca d'Italia che ha detto è impensabile per i costi. Cioè ci ha pensato, io insisto sul fatto che lei è una bocconiana, insomma, quindi voglio dire, forse è vero che è impensabile, forse è qualcosa di cui state parlando giusto per campagna elettorale? No, guardi, io ho detto più volte ciò che è scritto nel programma e che un sindaco di una grande città, come ho avuto modo anche di dire in questi 5 anni di consiglio comunale, anche dibattendo con il sindaco uscente, che un sindaco di una grande città debba portare al governo le sue ragioni che sono per un reddito di cittadinanza, perché in un momento difficile come quello che stiamo vivendo è necessario avere uno strumento di dignità che hanno tanti paesi d'Europa, quindi non è che ci stiamo inventando qualcosa di nuovo, è uno strumento che serve in un momento di crisi e io come sindaco mi batterò sia a livello nazionale sia a livello regionale, contro l'altro l'attuale governatore che ha iniziato anche alcuni ragionamenti in tal senso, perché penso che in un momento di povertà, perché bisogna dirlo, un reddito di dignità sia necessario. Quindi io questo lo farò e spero che altri sindaci di grandi città, magari sentirete Virginia Raggi dopo, lo facciano al mio fianco, perché chi poi si trova a dover rispondere ai cittadini ogni giorno è il sindaco, e quindi il sindaco che in primo luogo deve battagliare per queste soluzioni. Ma se Banca Italia dice che non ci sono i soldi? È la legge che ha fatto il Movimento 5 Stelle, ha le coperture e si lavorerà affinché questa legge possa essere portata avanti. Io credo che dire sempre che non ci sono i soldi non è una risposta. Allora si lavora insieme, le risorse si possono trovare, la nostra proposta di legge nazionale ha già delle coperture e io porterò queste ragioni al tavolo con ovviamente chi governerà il Paese. Credo che davvero non si possa più prescindere da questa risposta. Senta, parliamo Fassino di un attimo di apparentamenti o di voti. È chiaro che in ballo ci sono i voti 8.39 di Alberto Morano, che è rappresentante di Lega e Fratelli d'Italia, e Osvaldo Napoli, che è 5.31, che rappresenta Forza Italia. Ciascuno di voi, secondo me, rischia di avere dei voti che non sono proprio comodi conquistare, no? A lei va bene che Napoli e Forza Italia voti per lei, Fassino? Prima mi permetta di dire che... Sì. Il reddito di cittadinanza come erogazione universale a tutti i cittadini non è sostenibile, come ha detto il governatore della Banca d'Italia. Un reddito di inserimento e di mantenimento per le fasce più basse, cioè quelli che sono in difficoltà, invece quello è necessario, ma a Torino c'è da 5 anni e mi colpisce che chi si candida a sindaco non sappia che noi in questi anni abbiamo sostenuto 25.000 nuclei familiari con il reddito di inserimento, il reddito di mantenimento, che è esattamente il sostegno alle famiglie che o non hanno lavoro o sono senza reddito o comunque sono ad un reddito così basso che andava sostenuto. Lo abbiamo fatto per 25.000 persone. Forza Italia, molto veloce perché deve recuperare un po' di tempo l'Appendino. Allora, le va bene essere votato da Forza Italia e dove altro pensa di consolidare il suo vantaggio? Veramente per me una sponsorizzazione formale da parte di partiti non c'è stata. Mentre c'è stata per l'Appendino, che sta mettendo insieme il diavolo e l'acqua santa, perché tenere insieme Notav e Rosso, Borghezio e Centri Sociali, perché questo è lo schieramento che si sta determinando intorno all'Appendino, con dichiarazioni ufficiali, mi pare francamente poco credibile. Dopo, quando va in Consiglio Comunale, presenta una delibera, protava o Notav con questo schieramento?
Allora, Appendino, l'ultima parola a lei, perché ha parlato 2 minuti di meno e quindi diciamo la parola di chiusura a lei su queste domande precise che le ha fatte il sindaco di Torino. Sì, dove si sistema? Io so benissimo che cosa ha fatto l'amministrazione comunale, mi stupisce che un sindaco non sappia che quanto è stato fatto non è sufficiente come risposta alla crisi, quindi bisogna interrogarsi non su chi sa cosa è stato fatto o non cosa è stato fatto, ma sul fatto che oggi quelle risposte non sono sufficienti, lo dicono i numeri, non lo dice Chiara Appendino. Per quanto riguarda ovviamente invece i voti e quello che riguarda cosa stanno decidendo gli elettori di fare, beh, noi ci stiamo proponendo con un programma, con un progetto, con una squadra, che tra l'altro è una scelta innovativa, perché io ho scelto di nominare buona parte dei miei assessori prima del voto, ed è un'operazione di trasparenza che invece il sindaco ho non capito, sta facendo. Ma io credo che i voti della Lega le vanno bene? Almeno chi è il sindaco, ma anche chi sarà la squadra o buona parte che li accompagna, e sulla base di questo sono valutata. Credo che il fatto che ci siano tante persone, anche magari lontane dal Movimento 5 Stelle, in alcuni aspetti si stiano ponendo il dubbio, è proprio perché questa amministrazione, questa città ha bisogno di cambiamento, e il Movimento 5 Stelle incarna questa forma di cambiamento. La mia domanda era, i voti della Lega le vanno bene, considerando che ci sono delle posizioni diciamo molto radicali all'interno delle... Anche se lei vuole chiudere i campi Rom, lei conferma questo, quindi su questo ci dovrebbe essere un terreno di incontro. Ma, con la Lega. Guardi, i voti della Lega non appartengono a Chiara Appendino, appartengono ai torinesi, e io penso che i torinesi valuteranno sulla base dei progetti. Questa visione per cui io penso, se qualcuno dice votate Appendino, tutti seguono, non lo so onestamente, non credo sia questo il metro con cui i torinesi sceglieranno il proprio sindaco. Credo che lo sceglieranno sulla base della persona, della squadra e programma. Io in questi giorni continuerò a raccontare qual è il nostro progetto di città per il futuro. Poi ogni torinese è libero di valutare e fare una scelta. E lo farà, e vedremo 19 alle urne che cosa accadrà. Senta, lo capisco, lei capisce che queste domande sono non giudicanti di chi la vota, ma soprattutto del futuro, delle difficoltà che ci saranno con un appoggio così variegato. Un'ultimissima domanda, lei ha detto che chiude i campi Rom, chiude anche i centri sociali, come chiede un pezzo del suo futuro elettorato? Una correzione solo su quello che diceva all'inizio, e poi arrivo a rispondere anche alla seconda domanda. In realtà io mi sto impegnando, c'è un impegno etico firmato dagli assessori su un programma, quindi non è che domani entriamo in consiglio comunale e i cittadini non sanno che cosa accadrà, anzi al contrario, noi abbiamo un impegno etico siglato da consiglieri comunali, assessori, che dice questo, chiaramente questo che cosa faremo. Capito. Chiuderà anche i centri sociali? Noi avvieremo, come giusto che sia, come stiamo facendo con tutti i cittadini, un percorso con cui faremo una ricognizione e cercheremo di mettere a sistema tutto quello che è l'esistente. Questo vale per un sindaco che giustamente deve rapportarsi con tutta la città, e questo faremo nei prossimi mesi. Arriviamo comunque da 5 anni dove questo dialogo con non tutta la capita. Cittadinanza, dal nostro punto di vista, è stato interrotto. Questo non l'ho e quindi capita. Noi faremo questo percorso come primo atto, ovviamente, quando se dovessimo governare. Questo non l'ho capita, però insomma immagino, cioè chiuderà i centri sociali o no? È una domanda semplice. Ma il sindaco non può, io non posso dirle oggi se appena arrivo posso ovviamente chiudere un centro sociale. Cosa significa chiudere un centro sociale? Portare le ruspe, portare... Noi avvieremo un percorso per cercare ovviamente di dialogare e portare all'interno della legalità ciò che è all'interno della città di Torino. Lo faremo nei primi mesi facendo un percorso di ricognizione su quello che è l'esistente e c'è già in città. D'accordo. Io vi ringrazio entrambi. I tempi sono stati precisi. Verificate anche voi con i vostri. Fassino non è d'accordo, è vero Fassino, abbiamo tempi precisi, lo vedevo ascoltare. Io ringrazio tutte e due, venga il migliore come si dice, grazie Chiara Appendino e grazie Piero Fassino, grazie molte.